Buongiorno, siamo in aeroporto, stiamo per partire direzione New York. Arriveremo stasera alle 7:30, ora locale. Qui a Las Vegas sono le 10:30 ormai. In ritardo, c'è un ritardo di circa mezz'ora sul volo, però fa niente. Adesso andiamo a sederci. Abbiamo preso i popcorn da mangiare sul volo. L'unica cosa, non siamo seduti vicini e questa cosa mi disturba parecchio. Finalmente ci stiamo per imbarcare, anche se c'è stato un ulteriore ritardo, però dovremmo esserci. Siamo finalmente atterrati, il volo è stato bruttissimo perché il ragazzo accanto a sé non ci ha voluto cambiare posto, quindi non ho potuto invertirmi con lui. Non c'erano i film, non si poteva vedere niente perché non c'erano i televisori, non avevo il libro da leggere perché l'avevo lasciato nella valigia grande e quindi ho fatto 5 ore di noia mortale e in più non ce l'ho nemmeno portato da mangiare. Comunque siamo finalmente atterrati a New York! Yeah! Abbiamo recuperato tutto, vamos! Siamo finalmente arrivati in hotel, sono le 9 di sera e siamo abbastanza distrutti, però vogliamo uscire a mangiare qualcosa, anche perché praticamente abbiamo saltato il pranzo, visto che in aereo non ci hanno dato praticamente niente. La camera è piccolina, ma è davvero molto bella e super particolare, ma è particolare in realtà anche l'hotel, infatti ho già fatto qualche ripresa mentre stavamo facendo il check-in perché merita davvero. L'hotel si chiama Moxie ed è vicino a Times Square. Questi sono i corridoi. E questa è la porta per entrare e voilà, è molto molto particolare. Infatti la prima cosa che si nota è il lavandino in camera e non nel bagno, una cosa diversa dal solito che solitamente non si trova. E come potete notare ci sono tutti questi appendini, sono tantissimi, fanno tutta la parete e ci sono anche questi. Questo ad esempio sembrerebbe essere un tavolino, poi ce n'è un altro qui, abbiamo già appeso i nostri cappotti perché ahimè qui fa molto molto freddo, adesso è partito il riscaldamento. Poi c'è la TV, che ragazze è davvero grandissima ed è proprio nel letto si può dire. Questo è il letto, è un letto matrimoniale però non grande come i nostri. Abbiamo queste due finestre che si affacciano... Adesso non si vede niente perché c'è riflesso. Comunque si affaccia su un'altra parte dell'hotel. Qui dietro c'è il comodino con il riscaldamento. Un altro comodino piccolino qui con questo telefono super vintage. L'hai visto ste il telefono come è fatto? Guarda, sembra quelli di una volta che va mia nonna. Poi qui ci sono un po' di ristoranti all'interno dell'hotel che dopo proviamo a vedere. Poi dal letto questa è la visuale, praticamente come vi dicevo questo è il bagno, cioè il lavandino con lo specchio, qui sotto ci sono tutte le cose che servono per asciugare i capelli e quant'altro, lo specchio, qua c'è un altro appendino, questa è la porta, sarà particolare, appunto un semplicissimo specchio dopo qui, e dietro questa parete in vetro c'è il bagno, ve lo faccio vedere. Ovviamente ci sono i servizi e poi c'è la doccia che è immensa, anche questa è davvero grande, forse più grande del letto, cioè no vabbè non è più grande del letto, però paragonata al letto è davvero molto molto grande. Mi piace davvero molto. E quindi adesso andiamo un attimo a esplorare l'hotel, vediamo un po' come è fatto, perché ci ha detto che c'è un piano dove si può vedere con una bella vista sulla città e lì dovrebbe esserci anche un ristorante, un pub o qualcosa, un bar. E dopo invece sicuramente andremo qui in zona a fare una passeggiata e vedremo insomma se mangiare fuori o mangiare in hotel, ma credo che mangeremo fuori.
Siamo venuti a cena vicino all'hotel e abbiamo preso entrambi lo stesso piatto. Ci sono due salsine, una piccante e una no. Poi ci sono gli stick di mozzarella, il pollo fritto e le ali di pollo piccanti. Buon appetito! L'unica cosa che ho avanzato è stata un pezzettino di pollo fritto, perché sono davvero davvero piena. Poi ho pappato tutto. Questa è praticamente la situazione. Sto girando con il cappotto e con il cappuccio perché fa molto freddo. Comunque siamo usciti, c'è un sacco di vento, l'aria è fredda. Andiamo un attimo qui a Times Square e poi andiamo in appartamento, anche perché devo ancora farci la doccia, e dopo andiamo a letto perché siamo davvero stanchi. Che bello tornare a New York, però troppo bello, è la mia città preferita. Il famosissimo fumo che esce dai tombini succede davvero. Vedete tutti i cartelli illuminati là in fondo, ma in realtà è tutto illuminato, però prevalentemente là c'è proprio, ci sono proprio un sacco di cartelloni tutto illuminato, un sacco di pubblicità, e adesso arriviamo e ve le faccio vedere. Qua invece abbiamo la bandiera degli Stati Uniti, gigante, gigante. Sembra quasi che sia giorno da quante luci sono accese e da quanto illuminano tutta questa zona. Adesso andiamo sulle scale rosse a sederci 5 minuti e poi torniamo indietro perché siamo davvero stanchi. Senti anche il profumo di cibo, cammini e si sente tantissimo il profumo di cibo, dal dolce al salato. Wow. Mi prendo in giro se. Vi rendete conto di quanto è immenso? Sempre così starò tutto il viaggio, tutti questi giorni con la gelatina. Famosissima scala rossa che si trova a Times Square, sempre piena di gente. In realtà la conosciamo a memoria, però una visita è sempre d'obbligo. Anche se è super turistica, Times Square, però ci sta a venirci a fare almeno un paio di foto. Sì, anche perché il nostro hotel è a 3 minuti. 2 minuti da qui. Ma è successo di avere un hotel così centrale? Di solito scegliamo hotel e appartamenti un po' più distanti dal centro vero e proprio di noi, di Manhattan. Però questa volta abbiamo preferito avere qualcosa di più centrale per poterci muovere più facilmente e anche più velocemente, più che altro. Devo dire che questa toccata e fuga ci voleva assolutamente per dare un saluto alla città. Adesso ci dobbiamo fare entrambi la doccia, dobbiamo aprire le valigie perché sono ancora tutte chiuse e poi ci rilassiamo qui a letto. Tra l'altro c'è anche Netflix in TV, quindi magari dopo mettiamo qualcosa. In realtà vedo che tante persone stanno amando il telefilm La Casa di Carta? La Casa di Carta è? O Città di Carta? La Casa di Carta. Tantissimi ne parlano bene, quindi se voi l'avete già vista fatemi sapere con me se vi piace. Vogliamo provarla anche noi perché appunto tante persone ne stanno parlando bene. Comunque niente, adesso volo subito in doccia, fortunatamente non mi devo lavare i capelli, quindi sono super veloce. E poi andiamo, ci rilassiamo un po' sul letto, poi andiamo a letto e noi ci vediamo domani mattina. Ciao!